Allora, buonasera, bentrovati. Dopo un mese non mi siete mancati. Sto scherzando. In realtà no, non ci siete mancati perché ho visto che nonostante noi siamo stati assenti per un mese, voi non siete stati assenti perché si è scritto moltissimo in questo mese del potere. Poi di quello che si è scritto non tutto ha fondamento e non tutto ha verità. Noi, tenendo un po' fede a quello che abbiamo fatto anche l'anno scorso e a quello che è un po' il nostro stile, abbiamo preferito, e così continueremo a fare anche dopo stasera, mantenere il silenzio, che riteniamo sia lo strumento più dignitoso e rispettoso per lavorare in tranquillità. Questo è stato un periodo fitto di impegni per la società perché nonostante diciamo, fosse ferma l'attività agonistica è stata invece molto intensa l'attività amministrativa perché per una società dilettantistica che vince il campionato e si deve iscrivere a un campionato professionistico ci sono una serie di adempimenti e di passaggi che devono essere fatti che sono diciamo impegnativi e estenuanti. E allora da questo punto di vista hanno lavorato diciamo con grande impegno sia Daniele Flammia che è il nostro direttore amministratore, sia Maurizio, sia Tonino, io un po' di meno, devo dire la verità, perché tutte le carte potessero essere a posto per l'iscrizione che verrà fatta domani. Allora, buonasera, bentrovati. Dopo un mese non mi siete mancati. Sto scherzando. In realtà, no, non ci siete mancati perché ho visto che nonostante noi siamo stati assenti per un mese, voi non siete stati assenti perché anzi, si è scritto moltissimo in questo mese del potere. Poi di quello che si è scritto non tutto ha fondamento e non tutto ha verità. Noi, tenendo un po' fede a quello che abbiamo fatto anche l'anno scorso e a quello che è un po' il nostro stile, abbiamo preferito, e così continueremo a fare anche dopo stasera, mantenere il silenzio, che riteniamo sia lo strumento più dignitoso e rispettoso per lavorare in tranquillità. Questo è stato un periodo fitto di impegni per la società perché nonostante diciamo, fosse ferma l'attività agonistica è stata invece molto intensa l'attività amministrativa perché per una società dilettantistica che vince il campionato e si deve iscrivere a un campionato professionistico ci sono una serie di adempimenti e di passaggi che devono essere fatti che sono diciamo impegnativi e estenuanti. E allora da questo punto di vista hanno lavorato diciamo con grande impegno sia Daniele Flammia che è il nostro direttore amministratore, sia Maurizio, sia Tonino, io un po' di meno, devo dire la verità, perché tutte le carte potessero essere a posto per l'iscrizione che verrà fatta domani. Allora, buonasera, bentrovati. Dopo un mese non mi siete mancati. Sto scherzando. In realtà, no, non ci siete mancati perché ho visto che nonostante noi siamo stati assenti per un mese, voi non siete stati assenti perché anzi, si è scritto moltissimo in questo mese del potere. Poi, di quello che si è scritto non tutto ha fondamento e non tutto ha verità. Noi, tenendo un po' fede a quello che abbiamo fatto anche l'anno scorso e a quello che è un po' il nostro stile, abbiamo preferito, e così continueremo a fare anche dopo stasera, mantenere il silenzio, che riteniamo sia lo strumento più dignitoso e rispettoso
per lavorare in tranquillità. Questo è stato un periodo fitto di impegni per la società, perché nonostante, diciamo, fosse ferma l'attività agonistica, è stata invece molto intensa l'attività amministrativa, perché per una società dilettantistica che vince il campionato e si deve iscrivere a un campionato professionistico, ci sono una serie di adempimenti e di passaggi che devono essere fatti, che sono diciamo impegnativi e estenuanti. E allora, da questo punto di vista, hanno lavorato, diciamo, con grande impegno sia Daniele Flammia, che è il nostro direttore amministratore, sia Maurizio, sia Tonino, io un po' di meno, devo dire la verità, perché tutte le carte potessero essere a posto per l'iscrizione che verrà fatta domani.